Mario Agnelli, il primo cittadino del comune di Castiglione Fiorentino. Stavamo dicendo anche a telecamere spente, sindaco, che spettacolo. Cioè, la creme dello sport nazionale e internazionale è qua nel suo comune oggi. Sì, per una sera, anzi per la decima volta consecutiva, per una sera Castiglione Fiorentino è la capitale mondiale dello sport. Personaggi che non hanno bisogno di troppe presentazioni. Io tra l'altro mi sono messo a sfogliare l'albo d'oro dei premiati dei 26 anni del premio Fair Play internazionale Menarini e c'è stato veramente di tutto. Le ultime 10 edizioni sono state qui a Castiglione Fiorentino, in questa piazza che direi insomma è bella accogliente, solo il meteo ci poteva tirare un brutto scherzo, pare che il pericolo sia scongiurato e quindi io mi auguro per tutti, per gli spettatori, quelli che ci seguiranno in televisione, io mi auguro che sia per i presenti una serata da ricordare, perché in genere sono state tutte serate da ricordare. Quando le hanno comunicato tutti i presenti, tutti i premiati, quindi Jan Torp, Casey Stoner, Federica Pellegrini che ancora deve arrivare, Tania Cagnotto, c'è stato qualcuno che magari l'ha emozionato un pochino di più, magari anche a livello personale per uno sport che segue? Perché ripetiamo, qui si parla di campioni assoluti. Ma io sono un calciofilo, intanto i grandi interpreti dello sport in generale sono tutti degni di nota, tutti, anche quelli meno noti. Quelli del calcio per me hanno un sapore particolare, perché vederli stringere la mano a certe persone è un onore. Sicuramente la star, forse senza nulla togliere agli altri, della serata è Federica Pellegrini, che aveva accettato questo invito al premio Fair Play, ma lo aveva detto, lo avrebbe potuto ricevere quando avrebbe interrotto la sua carriera agonistica, ed è stata di parola. Ecco, abbiamo detto l'ennesima edizione del premio Menarini Fair Play qua a Castiglione Fiorentino, non è certo un punto di arrivo, si andrà avanti anche in futuro, insomma ci avete abituato talmente bene che adesso si festeggia, si fanno i selfie, si fanno le foto, si aspettano questi grandi campioni e poi da dopodomani si inizia a ripensare alla prossima edizione, immagino. Ma l'organizzazione ora è la Fondazione Menarini, che ha cercato e voluto in maniera determinata dare continuità a questo premio. Noi siamo a disposizione della Fondazione Menarini per quello che intenderà fare, perché ormai Castiglione Fiorentino insomma sa come accogliere questo premio e noi siamo assolutamente disponibili se ci sarà la possibilità anche in futuro. Tania Cagnotto, abbiamo il piacere e l'onore di averla ai nostri microfoni di Adaplus in questa bellissima giornata, in questa bella kermesse di Castiglione Fiorentino. Siamo nell'attesa di iniziare appunto la serata. Possiamo chiederti, Tania, a chi dedicherai questo ennesimo trionfo? Ma visto che si tratta di Fair Play, credo sia doveroso dedicarlo ai miei genitori, che diciamo sono stati loro a insegnarmi questo bellissimo valore. Senti, possiamo chiederti anche, sei in una location bellissima, hai girato il mondo per il tuo lavoro, i tuoi grandissimi successi, sappiamo tutti sei la tuffatrice più medagliata, più titolata che abbiamo nel nostro bel paese, riuscirai a visitare anche Castiglione Fiorentino e le nostre belle zone qua intorno o si limita soltanto la tua visita alla serata e poi domani si riparte per altri impegni? Purtroppo mi toccherà ripartire a casa dalle mie bimbe, ma ho già visto qualcosina, è veramente un luogo meraviglioso. Grazie, buon divertimento e complimenti. La prima medaglia d'oro conquistata nella bellissima Olimpiade della passata stagione a Tokyo, abbiamo il piacere e l'onore in questa fantastica kermesse che si sta svolgendo qua a Castiglione Fiorentino, Vito dell'Aquila. Io ti vorrei chiedere, come è cambiata la tua vita da quel trionfo? Insomma, un po' tutti abbiamo imparato a conoscere questa disciplina un po' più particolare, siamo stati tutti i tuoi tifosi, però la tua vita personale, la tua vita umana, oltre che quella che è sportiva, come è cambiata in quest'ultimo anno solare? Allora, la mia vita personale non è cambiata, mentre per quanto riguarda la mia vita sportiva, all'inizio magari avevo un ruolo diverso, da favorito, da numero uno del mondo, da campione olimpico. E le prime gare sono state difficili, però poi mi ci sono abituato a questo ruolo, cioè, o almeno ti ci abitui strada facendo, però sostanzialmente dal punto di vista umano non è cambiata la mia vita, però sono contento così come sono. Senti, quando succedono queste cose, una medaglia olimpica così importante come la tua, così piacevole anche da vedere per noi telespettatori,
pensi che si riesce a smuovere ancora di più il movimento del tuo sport, nel senso guarda quel ragazzo ha vinto l'oro, ci posso provare, sì, posso avvicinarmi, ti senti un po' anche un simbolo per questi giovani ragazzi anche a livello pubblicitario, se mi passi la terminologia? Sì, sicuramente una medaglia olimpica attrae il pubblico verso quello sport, sicuramente. Poi ho avuto la fortuna di essere il primo della spedizione, si sa che i primi hanno un po' più di visibilità all'inizio, no? Quindi il taekwondo i primi giorni era nelle prime pagine dei giornali, una cosa che è rara, però è una cosa che secondo me merita, perché è uno sport meraviglioso. E quindi credo che gli iscritti stiano aumentando, sta cosa mi fa piacere, perché magari è un po' pure grazie a me, però è sicuramente anche grazie alla FITA, cioè alla Federazione Italiana di Taekwondo, e a Carlo che aveva vinto le Olimpiadi a Londra nel 2012, e quindi sono tutti fattori che si sommano e causano in senso positivo questo fiorire dello sport. Con Massimo Ambrosini, grandissimo centrocampista del nostro tempo, ti vogliamo chiedere, siamo in una location un po' particolare, vicino a Firenze, vicino alla tua Firenze se vogliamo, perché qua hai concluso comunque la tua stagione, la tua carriera prestigiosissima, ti possiamo chiedere un pensiero, un'opinione sul mercato che sta svolgendo la squadra di Commis e sulle previsioni di una stagione nuova che rivedrà la squadra viola in Europa League, o meglio in Conference League, come l'anno in cui eri presente anche te appunto in riva all'Arno? Allora, tu sai benissimo che io non ho mai nascosto quanto bene sia stato qua e lo ribadisco in ogni circostanza. E per quello che riguarda la Fiorentina, penso che il popolo viola debba essere contento del percorso che italiano ha fatto l'anno scorso. Secondo me questa squadra aveva bisogno di un progetto serio, di un progetto ambizioso, perché la gente qua merita di poter sognare, di stare coi piedi per terra. Firenze ha bisogno di sognare, ha bisogno di avere degli stimoli. La squadra che stanno costruendo mi sembra sia una squadra solida. Le squadre solide secondo me quest'anno sono quelle che sono destinate probabilmente a fare meglio, perché nell'anomalia di questa stagione la Fiorentina potrebbe essere quella, preliminari permettendo, che ne farà di più di partite. Sì. Ci vogliono giocatori pronti, forti, solidi, tosti, però la garanzia di questa squadra secondo me è l'allenatore. Un grande uomo, un grande allenatore, un grande motivatore. Ti possiamo domandare anche, per par condicio ovviamente, il tuo Milan, insomma, che è tornato a essere campione d'Italia, Maldini ha rinnovato, insomma è una vittoria quella, appunto il tricolore per il Milan che mancava da tanti anni. Hai esultato, hai festeggiato, sei stato contento? Oddio. Quando passi 20 anni da una parte non puoi non essere legato emotivamente a quell'ambiente lì. Hanno fatto, secondo me, hanno raccolto meritatamente quello che hanno seminato, non solo nell'ultimo anno, ma negli ultimi 2 anni e mezzo. Hanno avuto il coraggio di proseguire su una linea, hanno avuto la personalità e l'occhio per andare a prendere profili giusti, e secondo me hanno creato una sintonia, un'onda emotiva che li ha portati ad arrivare in fondo con merito. Il piacere e l'onore di avere tra i premiati anche un altro grandissimo ex giocatore e allenatore, ovviamente Roberto Donadoni, che è stato, come tutti sappiamo, dal 2006 al 2008 anche allenatore della nostra nazionale. Possiamo chiederti, mister, un momento come questo, che ci sono delle analogie rispetto alla tua nazionale, dopo aver vinto il campionato d'Europa non ci siamo qualificati per il mondiale, Mancini sta facendo un buon lavoro, come si riparte, come si può riuscire a far sì che un nuovo ciclo rinizia in tempo breve, anche per noi tifosi e per gli appassionati ovviamente che vorrebbero un'Italia quantomeno al mondiale o comunque protagonista? Ma innanzitutto smettendo di continue critiche che ormai sono lasciano il tempo che trovano e servono a poco, quindi bisogna solo rimboccarsi le maniche, avere tanto entusiasmo, tanta voglia di riscatto e di riproporsi a grandi livelli, cosa che certamente la nazionale italiana farà con il proprio allenatore Mancini, quindi bisogna solo guardare con ottimismo e con grande convinzione al prossimo futuro, perché è questo che ci interessa, il resto sono solo chiacchiere e perdita di tempo. Menarini stia facendo un lavoro certosino, importantissimo, una manifestazione così credo che sia veramente un lustro incredibile
e soprattutto anche per i premiati come me, ricevere un premio Fair Play Paolo Rossi credo che sia qualcosa di incredibile, uno dei premi più importanti della mia carriera calcistica e non solo. Credo che il Fair Play spesse volte si accosta quasi sempre nello sport, ma io credo che il Fair Play vada accostato anche nella vita, perché nella vita avere Fair Play, soprattutto non solo nel mondo dello sport ma anche nel mondo lavorativo, in qualsiasi lavoro che si faccia, e soprattutto anche nel costruire una famiglia sana con dei valori importanti. Quindi questo Fair Play spesse volte secondo me è un po' troppo riduttivo nel senso dello sport, va allargato assolutamente. Questa sera credo che sia veramente un grande orgoglio parlare di Fair Play, perché è importante averlo. Dicevi del premio legato a Paolo Rossi, 40 anni fa Paolo Rossi ha regalato una grandissima gioia a tutti gli italiani, allora non posso chiederti che anche di nazionale. Come vedi questo processo di ripartenza di Roberto Mancini con gli azzurri post vittoria degli europei ma anche post mancata qualificazione al mondiale? Sì, credo che Mancini innanzitutto sia la persona giusta per poter ripartire. Ci vuole pazienza, bisogna ricostruire con i giovani, dare a loro la possibilità di crescere durante la stagione, e credo che non solo Mancini ma lo staff, tutta la nazionale stia cercando di riuscire a creare un gruppo e soprattutto far crescere questi giovani per poter ridare, secondo me, un senso al nostro campionato. Perché credo che per poter riuscire a costruire una nazionale bisogna cercare anche di dare una credibilità al nostro campionato. Ti incuriosisce questo campionato, il prossimo, che sarà particolare? Perché avrà una sosta, diciamo, dopo poco, che non si era mai vista. Sì, io credo che sarà veramente curioso, soprattutto per come saranno gestiti i carichi di lavoro. E quindi credo che questo campionato verrà vinto anche non solo dal talento, e dalle motivazioni e dalla bravura dei tecnici a livello tattico, ma sarà vinto anche soprattutto dai preparatori atletici, come imposteranno i loro lavori, perché dovranno partire a mille, perché poi il campionato si dovrà fermare, e per poi dopo magari dare una credibilità nel momento di stop del mondiale, soprattutto a livello di preparazione atletica. Quindi sarà veramente particolare, e allo stesso tempo anche io sono curioso nel vedere come le squadre saranno preparate e come se anche il nostro livello calcistico del campionato italiano possa, speriamo quest'anno, iniziare a giocare con un'intensità maggiore come abbiamo visto in altri campionati, perché poi alla fine credo che la differenza non si faccia solo a livello tecnico ma si faccia anche tanto a livello di intensità. Gente come Di Maria e Pogba può aiutare la Juventus a fumare il gap? Assolutamente sì, sono due giocatori che va al di là della loro qualità, del loro talento, anche la loro esperienza a livello di campionato italiano e soprattutto di Champions League, portare quel qualcosa in più. Grazie. Volevo domandarti anch'io sulla Juventus, perché comunque d'attualità Fabrizio Ravanelli, grandissimo attaccante ex juventino, questa nuova era bianconera con questi nuovi grandi attaccanti, può essere il momento della ripartenza, il momento in cui possa rivedere la Juventus tornare a vincere, oppure ancora c'è qualche cosa da lavorare magari in mediano in difesa? Ma io credo che ci voglia pazienza, sta cercando di ricostruire veramente molto bene la Juventus, adesso bisogna da quegli acquisti preso Di Maria, ci vorrà di prendere un attaccante, un terzino sinistro, un difensore se va via De Ligt, quindi c'è ancora tanto da fare, però bisogna essere ottimisti. Il cuore è sempre bianco-nero, vero? Assolutamente, assolutamente. Un'altra campionessa olimpica, Stefania Costantini, che quest'inverno ci ha fatto gioire a tutti, ci ha fatto diventare appassionati di questo sport così particolare, di cui non troppe, però di fatto una star nazionale, un esempio. È vero, la mia vita è cambiata proprio perché prima lavoravo in un negozio di abbigliamento e giocavo a curling perché mi piaceva dopo le 8 ore lavorative, e invece in quella settimana è cambiato tutto perché ho raggiunto un risultato grandissimo insieme al mio compagno Amos, e inoltre adesso il curling è il mio lavoro grazie alle Fiamme Oro, per cui è cambiata e sono proprio felice. L'allenamento prosegue anche in questo momento, nel senso abbiamo portato a casa una medaglia d'oro storica, la prima, una cosa che non si era mai vista prima, però non eccetera. Però appunto la parte fisica non smette mai, quindi noi siamo sempre in attività come è giusto che sia, certo. E abbiamo il nostro preparatore fisico che ci prepara le schede, e adesso speriamo di iniziare sul ghiaccio di nuovo ad agosto. Senti, possiamo dirlo, ne abbiamo parlato tante volte anche noi nel nostro piccolo con la nostra emittente, chi volesse avvicinarsi al curling, chi volesse provare, perché comunque è una cosa che richiede allenamento, richiede precisione, dedizione, concentrazione, non è un gioco, non è uno scherzo, cosa deve fare, cosa ti senti di
consigliare anche a un ragazzo giovane che magari può provare, magari ne tiriamo fuori un altro Stefano Costantini al maschile, un Amos, dai. Ma in realtà credo sia uno sport molto interessante, quindi il mio consiglio è quello di venire a provarlo innanzitutto per capire se piace o meno come ogni sport e per capire appunto che il nostro sport ha una parte fisica, quindi di fatica, della spazzata, e poi le nostre partite durano dalle 2 ore e mezza alle 3 ore per 2 volte al giorno, quindi insomma una fatica fisica, e poi c'è anche la parte mentale, quindi possiamo paragonare il curling un po' agli scacchi, c'è tutta una parte di strategia dietro, quindi è uno sport interessante, per cui veramente io consiglio di venirlo a provare e magari... Grande piacere, grande onore anche personale di avere ai nostri microfoni Giorgio Quarrà. La domanda più banale, la più scontata, forse no, quella che nessuno ha fatto. A chi dedichiamo il banale affatto. Perché quando si vince qualche pensiero bisogna dedicarlo, no? Guarda, io sono rimasto molto colpito recentemente dalla scomparsa di Gianni Clerici, è successo più o meno un mese fa, perché Gianni Clerici è uno che ha raccontato lo sport come piace a me, leggere un pezzo di Clerici, ma solo sentire una divagazione di Clerici nelle telecronache epiche con Rino Tommasi era proprio entrare dentro mondi dove c'era questa sublime leggerezza che veramente ti rapiva il cuore, oltre che l'attenzione. Ed è uno che ha inventato un linguaggio, non sono tanti quelli che inventano un linguaggio nuovo, l'hanno fatto lui, in precedenza l'ha fatto Gianni Brera che è stato il maestro di Gianni prima al giorno, poi alla Gazzetta, quindi se mi chiedi a chi lo dedico, il primo pensiero, dovendo fare chiaramente una dedica a un personaggio comunque nel mio territorio, è sicuramente per Gianni Clerici, anche perché, visto che il premio si chiama Premio Fair Play, ricordo sempre che all'alba dell'avventura della televisione satellitare c'era un programma sull'allora Telepiù, l'antenata di Sky, che si chiamava proprio Fair Play, dove lo sport veniva raccontato nel modo più giusto, più corretto possibile. Quindi io rispondo Gianni Clerici. Grazie mille. Grazie a te. È giusto festeggiare, Marco Bracci, stiamo parlando di una serata di gala, una serata di festa, una serata di Fair Play, 26esimo premio Menarini, giustamente stava rigustando uno spritz, insomma è una serata piacevole, avere questi riconoscimenti fa sempre tanto tanto piacere, credo che per te che hai fatto parte di una generazione molto importante comunque essere ricordato ancora oggi per quello che sei, un grande campione, penso che sia il giusto tributo a una carriera spettacolare. Sì, a me piace sempre parlare dicendo per quello che siamo stati in un certo periodo e per quello che stiamo cercando di fare adesso, provare a trasmettere agli altri quelle che sono state le nostre conoscenze, augurandoci che questi insegnamenti portino dei buoni frutti. Senti, hai fatto parte di una generazione importante, quella definita dei fenomeni. In questo momento la nostra nazionale non si può definire dei fenomeni, sia maschile che femminile, però quello che ci hanno regalato l'anno scorso, insomma, va molto molto vicino, credo. Beh sì, direi che assolutamente. L'anno scorso hanno dimostrato di essere un'ottima squadra, hanno vinto gli europei, Fefe De Giorgi ha rinnovato tantissimo la squadra rispetto agli anni precedenti. E quindi possiamo solo che essere felici e augurargli di riuscire a togliersi quelle soddisfazioni che loro in primis vorrebbero fare. Sei emozionato per il premio? Sì e no, nel senso che è la prima volta ovviamente che lo ricevo, sono felicissimo, sono onorato più che altro, perché ritengo sia un premio così molto molto importante, e questo significa che abbiamo fatto qualcosa oltre ad essere degli atleti e ad essere degli allenatori, abbiamo lasciato un segno. Grazie.